grazie, grazie, grazie. Non ce la faccio più. Basta, ritiriamo. Gabriele, non lo facciamo più, eh? Basta, basta. Cioè, no, ormai. Cioè, abbiamo un'età, la media del Naruto si è alzata in maniera irreversibile. Servono nuove leve. Servono nuove leve, quindi no. Ai giovani vi siete tesserati? Non vi siete tesserati? No, ragazzi, non posso. Fuori. Cioè, fuori. Ti sei tesserato? Sei un grande, guarda. Ok, allora, buongiorno a tutti. E scusate il ritardo fisiologico, ma è anche giusto che sia così. Tra l'altro il primo relatore inizia alle 10.30, io mi prenderò giusto 10 minuti, anzi forse pure qualcosa in meno, quindi Paolo riscaldati, ce la puoi fare, insomma io confido in te. Allora, per chi non mi conosce sono Marco Ferrigno e sono il presidente del Napoli Linux User Group, anche se il presidente è un parolone, sa di burocratese, a me piace più dire coordinatore, fa più community. Perché fa più community? Perché fondamentalmente siamo una community. Una community che opera come da nostro acronimo su Napoli. Siamo un gruppo di persone appassionate del sistema operativo GNU Linux e di tutto l'ecosistema, sia esso software che hardware, che ci gira attorno. Quindi trattiamo tutte le tecnologie libere, tutte le tecnologie open source che hanno a che fare appunto con le distribuzioni GNU Linux, cui insomma ogni membro della nostra associazione è un fiero utilizzatore. Qualcuno poi si sta spostando pure verso altri sistemi operativi un po' più esotici, basati su BSD, Solaris, questo è un'altra storia. Insomma, è un'evoluzione alternativa a essere anche, come dire, a vivere l'open source in una maniera diversa. Per chi non conoscesse Linux Day è una manifestazione a livello nazionale che si svolge una volta all'anno, solitamente l'ultimo sabato di ottobre. È l'ultimo sabato di ottobre? Sì, ok, perfetto. E il cui obiettivo appunto è quello di divulgare, ma divulgare forte, su quello che è il punto della situazione, lo stato dell'arte delle tecnologie appunto libere e open source, con particolare riferimento a quello che poi è la tecnica basata sui sistemi operativi di Linux. Non a caso, per quanto concerne, come dire, una certa verticalizzazione tecnica, ci penseremo oggi pomeriggio. Chi insomma avrà il piacere di trattenersi con noi, ci sposteremo nelle sale della Digital Academy, dove avremo praticamente dei tavoli tematici e su un tavolo praticamente faremo, insomma, metteremo mani sulla tastiera, faremo parecchia pratica. Non mi dilungo insomma sulla presentazione che qua alla fine ho fatto ieri, quindi rischierei di essere ripetitivo, però insomma se siamo qua, a parte ovviamente l'impegno e la volontà di tutti i nostri soci, di tutti i nostri associati, il Linux Day, come potete immaginare, ha un costo. E se riusciamo a coprire questi costi, ovviamente grazie anche ai nostri sponsor, che comunque insomma trovate qui fuori, potete prendere informazioni sulle loro attività. Insomma, tra una pausa, tra un talk e l'altro, e prendere appunto informazioni su quello che fanno e su come riescono a fare business con il software libero, con il software open source. Ieri abbiamo provato un esperimento, e in effetti non sappiamo se ci siamo riusciti oppure no, ce lo dirà solo il tempo, poi ci ragioneremo sicuramente a mente fredda. Il Linux Day a Napoli è sempre stato un evento abbastanza particolare, è sempre stato un evento rivoluzionario, come ho cercato di spiegare ieri, rivoluzionario da sempre. I Linux Day su scala nazionale seguono solitamente una tematica che viene imposta dal Italian Linux Society. A Napoli non ce ne siamo mai fregati, quindi abbiamo preso, come dire, la palla al balzo e abbiamo pensato: ok, se il tema nazionale è questo, noi trattiamo l'altro. Cerchiamo di dare spazio praticamente a tutto, non cerchiamo di fossilizzarci solamente su una tematica. E così abbiamo fatto. L'esperienza pregressa dei recenti Linux Day ci ha insegnato anche un'altra cosa, quello di dare giusta visibilità a quelli che sono i nostri sponsor, che ripeto li potete vedere da questa slide e li potete andare comunque a trovare fuori, ma di dare anche il giusto spazio a quello che è il più vero senso di community. Non a caso ieri abbiamo appunto, come dicevo, provato questo esperimento, quello appunto della Business Edition, ci abbiamo provato ieri, penso che comunque i risultati siano stati abbastanza piacevoli, ma come vi dicevo ci ragioneremo sicuramente a mente fredda, dove è stato bello vedere che ci sono tutte queste aziende che comunque lavorano con tecnologie libere, con tecnologie open source, che sono venute qui a San Giovanni a Toscio, una sede comunque che sicuramente ha acquisito dalla sua nascita fino ad oggi un certo prestigio, e si sono interfacciate tra di loro, hanno parlato con gli studenti, con i professionisti che sono venuti là, per capire appunto come fare rete sul territorio. E questa è una cosa importantissima, perché uno magari può essere legato a tutta una serie di pregiudizi su quello che può essere il tessuto economico, commerciale e sociale della nostra città. Ieri abbiamo cercato di dimostrare che non bisogna essere pessimisti sotto questo punto di vista, anzi, c'è tanto da fare, sicuramente, però le basi ci sono. C'è tanto business che si fa con l'open source e ieri abbiamo cercato appunto di spiegare questo. E soprattutto abbiamo spiegato ai ragazzi che erano presenti, nel caso specifico quelli della Digital Academy, abbiamo spiegato loro
come è importante essere padroni di un certo ecosistema, quindi l'ecosistema che gira attorno alle tecnologie legate alle comunicazioni. Questo per far capire loro che comunque avere una conoscenza di questo tipo risulta comunque strategica. Oggi lavorare nel mercato IT e non aver utilizzato un sistema operativo come Arduino Linux e di nuovo tutte le tecnologie a esso collegate e capire il modello di business che c'è dietro, perché poi viene generato anche tutto un modello di business molto particolare, che poi tra l'altro in una delle nostre riunioni abbiamo anche avuto modo di approfondire il modello di business che c'è dietro l'open source. Nel caso specifico abbiamo citato il libro del CEO di Red Hat che spiegava appunto come si fa business con l'open source. Questo è giusto un esempio. Senza contare tra l'altro tutte le attività interne che come Napoli Linux User Group facciamo. Noi facciamo tantissima formazione interna o comunque facciamo tanta autoformazione. Uno dei nostri obiettivi in buona sostanza è quello di riuscire comunque a vederci con una certa periodicità. Solitamente lo facciamo ogni due sabati, insomma ogni due sabati al mese. Ci scegliamo un argomento e verticalizziamo su quell'argomento. O se non nessuno di noi conosce quell'argomento sul quale decidiamo appunto di approfondire, ci vediamo, ce lo studiamo e cerchiamo appunto quindi di portare avanti questo percorso di autoformazione che comunque tutti gli associati cercano di seguire con una certa passione, con una certa voglia di fare, che è poi tra l'altro la cosa più importante. Io ogni tanto guardo l'orologio perché devo un attimo capire se sono in ritardo oppure no, ma insomma pare che stia andando tutto bene. E ieri avevo preparato queste slide che erano appunto per la business edition, che comunque se questo funziona si funziona salto. Ieri praticamente ho spiegato ai ragazzi di Digital come è nato Linux, una diatriba tra il professore Jonathan Baum e lo studente all'epoca di Stockholz, questo perché comunque avevo a che fare con un pubblico di non estrazione IT, ecco perché mi sono permesso di fare un attimo questa disamina, spero qua di poterla saltare, eventualmente comunque la approfondiremo oggi pomeriggio, dato che comunque ci saranno i tavoli tecnici. Abbiamo parlato dell'importanza delle quattro libertà che sono alla base del software libero, del software open source, quindi usa, analizza, modifica e condividi. Non ci fate caso all'iconografia di Charles Stallman, ultimamente il ragazzo non se la passa proprio bene, ha dei guai giudiziari, però noi comunque lo vediamo bene per quello che era, fin quando non ha perso totalmente qualche neurone, ma questo è un dettaglio. E abbiamo spiegato, sempre perché è importante far capire come Linux sia alla base, e come, perdonatemi, come conoscerlo sia alla base di un modello di business dal quale noi non ci possiamo alienare, anzi, dobbiamo diventare padroni. Perché chi lavora nel mercato IT, ma non parlo solo di tecnici, parlo anche di commerciali, deve essere consapevole del fatto che siamo praticamente circondati. Linux e tutte le sue derivate, anche se sarebbe più corretto dire Unix, o Linux e tutte le sue derivate, sono praticamente ovunque. Ieri ai ragazzi dell'Academy ho cercato di far capire, con particolare riferimento qui all'icona qui in basso, come ci sia un portale interessante che si chiama top500.org, che stila praticamente la classifica dei 500 supercomputer più potenti al mondo. I mainframe, i calcolatori presenti all'interno di quella classifica, gestiscono la nostra esistenza e praticamente tutti i servizi critici, servizi aerospaziali, difesa, servizi militari, sono ripetitivo, energia e tante altre cose. Il 98% dei mainframe presenti in quella graduatoria utilizzano Linux. Questo giusto per far capire che essere padroni di una tecnologia è praticamente non richiesta così come se fosse una cosa sufficiente, no, è proprio obbligatorio, altrimenti, sul punto di vista appunto, non solo della propria conoscenza e della propria curiosità professionale, ma non si va avanti nel mondo del lavoro. E spero che comunque questo messaggio sia arrivato. Qui spiegavo praticamente l'importanza del NUG, ma credo che sia chiaro, perché ok, è vero, siamo circondati, ma dalle distribuzioni di GNU Linux, ma comunque c'è tanto da fare. Perché dico questo? Perché c'è tanto da fare? Perché purtroppo esiste ancora uno zoccolo duro di utenti, soprattutto lato degli user, ok? Ma soprattutto anche lato studenti, cioè noi purtroppo spesso ci confrontiamo e diciamo ma com'è possibile che i colleghi di ingegneria informatica, i colleghi di informatica non abbiano mai visto una distribuzione di GNU Linux? E ci prendiamo a testate verso gli spigoli perché non ci rendiamo conto di questa cosa, diciamo, è praticamente impossibile. Ad ovviare a questa falla ci penso i Linux User Group, che come vi dicevo nel caso del NALUG sono un gruppo di persone che fanno community e come vi raccontavo precedentemente, cerchiamo appunto di fare autoformazione o comunque formazione interna al fine appunto di colmare questo gap che purtroppo comunque è ancora presente.
Questa è una slide che comunque, se abbiamo, insomma, sia indicativa del nostro bellissimo panorama, con tutte le difficoltà che comunque la nostra città ha. Perché poi il Nauru nasce nel 1999-2000 come community e si formalizza successivamente. Però chi ha iniziato quell'avventura già credeva in quello che oggi chiamano Vesuvio Valley. I ragazzi del Nauru, ma non lo dico perché sono qui a rappresentarli, quindi sto parlando a nome di tutti, ma tutte le generazioni che si sono attraversate, insomma, all'interno del Nauru Linux User Group hanno sempre creduto nella forte spinta innovativa di Napoli, della città di Napoli. Abbiamo sempre cercato di anticipare le tematiche. Abbiamo parlato, oggi ne riparleremo, abbiamo parlato di blockchain quando non se ne parlava. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale quando non se ne parlava. Abbiamo parlato dell'importanza di Linux quando il mondo non sapeva nemmeno che cos'era. Questo per farvi capire che qua siamo forti, ci dobbiamo credere, facciamo tantissime cose. In passato ci siamo guadagnati anche, insomma, pagine di riviste di settore come Linux e Com, giusto per fare un esempio. Eppure, noi come Linux dobbiamo continuare il nostro lavoro, perché altrimenti rischiamo che tutto venga perduto, perché come dicevo c'è purtroppo ancora un zoccolo duro, paradossalmente quello che poi ci fa dare le testate verso gli spigoli, c'è ancora uno zoccolo duro di persone che purtroppo non conosce questo mondo, ed è una cosa gravissima. Qui, perdonatemi, sono ripetitivo, c'è praticamente tutta l'attività del Nauru, in particolare quella attività del 2019, quindi come è strutturata. Per l'attività 2019, e insomma in conclusione poi vedremo anche se ripeterci nel 2020, ho qualche dubbio perché penso che non ce la facciamo più, cioè nel senso che se non ce la facciamo come forza, oramai abbiamo l'età, non ce la facciamo più. Il Napoli User Group fonda la sua azione sulla divulgazione inclusiva a multilivello. Venite da noi in riunione, non ci interessa a che livello state. Non conoscete Linux, dovete partire da zero. Ok, ci mettiamo e ce ne impariamo. Non è un problema. Ci facciamo una riunione from scratch. Non è quello il problema. Il Napoli User Group deve essere inclusivo e deve fare divulgazione a multilivello. Dalla casalinga fino al più grande professionista che lavora nel più grande centro di ricerca al mondo. Deve esserci un forte coinvolgimento interno. Abbiamo aperto un canale, purtroppo non ancora utilizzato, questo bisogna dirlo, su GitHub, ma abbiamo intenzione di metterci dei progetti sopra, di committarli e di renderli ovviamente pubblici. Abbiamo avviato quest'anno tutta una serie di partnership mirate, che sono comunque per noi molto importanti. Con qualcuno è ancora in corso e quindi purtroppo ho dovuto, come dire, raggranellare solamente, come dire, i loghi delle associazioni che subito si sono state pronte e disponibili a capire quello di importanza della nostra associazione. L'associazione degli studenti di ingegneria, Napoli Blockchain, di cui qua abbiamo comunque il presidente. Ciao presidente. O l'associazione O2 Italia, cioè Rosario, che però immagino sia fuori, vabbè, comunque dopo conoscete Rosario. E poi ovviamente la community di Cloud Native Computing, di cui qui c'è Paolo. E ovviamente, come dire, il nostro processo di integrazione, di partnership con le altre associazioni che operano sul territorio continua, perché come dicevo, soprattutto riferendomi a quello che abbiamo fatto ieri, quindi la Linux Day Business Edition, per noi l'importante è fare rete, ce la dobbiamo fare, perché è inutile, come dire, farsi vuota concorrenza a prescindere quando poi ovviamente operiamo per gli stessi principi. Qui è quello che vi dicevo, il Linux Day è rivoluzionario da sempre, stiamo provando questo format. Magari tra qualche settimana ci ragioneremo a mente fredda, non sappiamo se per noi sarà stato un successo oppure no, però ci sta piacendo, i nostri sponsor comunque ci hanno dato dei feedback positivi, poi se qualcuno si deve lamentare, non so, c'è feedback positivo al momento? Perfetto, grazie. E quindi insomma ci fa piacere, insomma, continuare su questo, su questa linea di pensiero, poi insomma su questo, come vi dicevo, ci ragioneremo anche in ottica 2020. Qui ci sono i nostri riferimenti, questo giusto per dire, sto per finire. Quindi mi raccomando, insomma, cercateci sui social. Ci dispiace solamente che appunto non ci sia, come dire, un nome univoco, perché poi abbiamo scoperto, infatti io ho visto una denuncia per questo, tutto questo, nel senso che abbiamo scoperto che però già da tempo che esiste da prima un'associazione di collezionisti Lego del Nord Alberta, quindi Nauru sta per Nord Alberta Lego User Group, cioè una cosa fantastica. Che però credo che siano nati prima di noi, quindi c'è il rischio che loro denuncino noi, o diciamo, ci organizzeremo, tanto quello che poi sono io, e qui va bene così. Poi, come vi dicevo, insomma, ci sono i canali riservati ai social, abbiamo dei gruppi su Telegram, e poi, come vi dicevo, la questione di GitHub, speriamo di avviarci quanto prima. E questo è tutto. Io comunque vi ringrazio per l'attenzione, prima di passare la parola al primo relatore. Troverete comunque informazioni, come dicevo, sui nostri sponsor e su di noi all'ingresso, dove comunque, vabbè, per quanto concerne i nostri sponsor, oggi sono presenti quelli della fascia gold e della fascia silver. Per quanto riguarda i nostri sponsor, c'è la possibilità anche oggi di consegnare i curriculum,
E per quanto riguarda noi, venite a prendere informazioni per sapere come essere parte del team, come tesserarsi e come partecipare alla nostra vita associativa. Questo è tutto, grazie.